aperto a Vallo della Lucania il Parco Stella del Mattino, finalmente la città di Vallo può vantare la presenza di un parco attrezzato ispirato alla promozione dello sport, alle attività ludiche e alla socializzazione. Un'opportunità per tutti i cittadini, soprattutto per i più piccoli, di poter frequentare una meravigliosa oasi verde con area fitness e campo di calcetto. Inoltre, in aggiunta alla già adeguata offerta di aree di sosta in prossimità del centro cittadino, si potrà fruire di un ampio e comodo parcheggio coperto su due livelli. Al taglio del nastro il sindaco Antonio Aloia e il vescovo Ciro Miniero. Che cosa caratterizza questo parco giochi? Non solo per i più piccoli, perché ci sono anche delle aree di parcheggio, quindi voglio dire, si è pensato da 20 di rendere questo spazio efficiente e funzionale. Sì, allora devo precisare una cosa che è oggettiva: questo è uno dei parchi più grandi a sud della provincia di Salerno. È un parco che si sviluppa intorno a 16.000 metri quadrati. Ci sono quattro aree: la prima area è quella dove ci sono una serie di servizi con una zona mostra. E al di sotto di quest'area c'è un parcheggio che si sviluppa su due livelli per un totale di 110 posti macchina che sono direttamente a servizio del centro storico e ovviamente del parco. C'è l'area 2 dove c'è un anfiteatro all'aperto con una serie di giochi per i bambini, poi c'è un'area 3 e 4, la 3 è dove c'è un campetto di calcetto e all'interno dell'asilo che stiamo ampliando, come ben sapete, c'è l'area 4 che è un'area di fitness. Ne manca solo un tassello per concludere quello che è il progetto che ci eravamo dati e ci siamo dati come amministrazione Aloia, che è quello di collegare l'area 2 all'area 3 e 4 e arrivare fino all'auditorium. Questo ci consentirà da qui a qualche anno, perché è previsto all'interno del nuovo PUC, ci consentirà di avere un parco che è raddoppiato addirittura nei metri quadrati, per cui un'area da godere per i bambini, per i giovani, ma pure per i più anziani, per chi vuole fare sport, per chi vuole fare fitness, quindi realmente è una bell'opera. In sintesi quindi è un fiore all'occhiello di tante amministrazioni e ovviamente è un fiore all'occhiello di questa città. E invochiamo la stella del mattino. Stella del mattino, prega per noi. E auguri, auguri, auguri sindaco, auguri a tutta l'amministrazione, auguri a tutti quanti voi. Buongiorno signora, appena i bambini sono già all'interno. Sì, veramente. Ci voleva. Ci voleva e come, sì. Ha visitato il parco? No, ancora no. Ci siamo fermati alle giostrine. Dopo provvederò. Un po' di attesa, ma ne è valsa la pena. No, secondo me sì, perché veramente i bambini hanno bisogno di spazio, hanno bisogno di un po' di verde, anche se non ce n'è tanto, ma comunque va bene. Come si chiama questa bimba? Si chiama Giovanna. Giovanna, ce lo fai un saluto, Giovanna? Ciao, ciao, questa bimba qua, allora, buongiorno, allora ci voleva un parco giochi. Certo, per i bambini che hanno molto spazio per giocare, questi bambini. Da quest'oggi avranno anche i nonni un punto di riferimento. Certo, certo, dove? La lasciamo, prego, prego. Bel papà con un bel bimbo, allora ci voleva un parco giochi a Vallo? Eh sì, diciamo. È di Vallo? Di Vallo e l'aspettavamo ormai da una vita. Ormai erano diventati grandi e non avevamo un parco giochi a Vallo. Da quest'oggi insomma avrete un punto di riferimento, si sta più tranquilli. Sì, infatti sai dove farlo giocare, anche in piazza ormai, avendo quel poco di piazza chiusa e... Era diventato quello il luogo come parco giochi, però il parco giochi è sempre più entusiasmante per i bambini. Ciao! Saluta! Ciao!